Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Come possiamo utilizzare il falsetto facendolo passare per voce piena? Cantare in libertà. Intanto diciamo che cos'è il falsetto. Il falsetto è una voce falsa, come si capisce bene dalla terminologia della parola, proprio perché le corde vocali, anziché funzionare a pieno, funzionano in parte. Diciamo così, non vi faccio la lezione di anatomia, però la voce è più ariosa perché le corde vocali sono più distanziate rispetto alla voce piena. Quindi il falsetto, se questa è una voce piena, il falsetto è è molto più ariosa. Infatti, quando passiamo da una voce piena a un falsetto, si sente questo stacco delle corde. Non tutti sanno come trovare il proprio falsetto nella voce. Il mio consiglio è quello di partire da un suono molto acuto, perché grazie al falsetto si possono raggiungere note molto acute, ovviamente per ognuno un acuto rappresenta una voce diversa. Sicuramente questo sarà un falsetto. Vi ricordo che il nostro palato è diviso in due parti. C'è il palato rigido, proprio dove ci sono i denti, sotto c'è il palato nostro, è rigido, mentre in fondo abbiamo il palato molle. Avete presente? Che quando noi sbadigliamo si alza. Tipo Homer Simpson parla con un palato molto alto. Marge, brutto bagarotto, questo è il palato molle. Quando noi andiamo in falsetto, il palato si alza e ci aiuta a fare un falsetto più rotondo. Provate anche senza vibrare la voce, poi piano piano, man mano che diventerete esperti, potrete anche vibrare. Fate questo suono leggero e trovate il vostro falsetto. Spesso la voce in falsetto si confonde con la voce invece di testa, con le acuti invece in voce piena, dove la voce è comunque sottile però è meno ariosa. Vi faccio un esempio. Questo è un falsetto. Mentre una voce piena sarebbe. Si sente la differenza di un suono collegato con uno scollegato. Partendo dal basso, sentite che la voce non ha nessuna rottura, mentre se io volessi andare in falsetto, ecco, questo è il momento in cui le corde si distanziano e sentiamo questo effetto arioso del falsetto. Come possiamo utilizzarlo però per dare l'idea di essere in voce piena? Per dare l'illusione di essere in voce piena, quando siamo in falsetto, dobbiamo portare avanti il suono che inizialmente nasce, diciamo, dietro, nelle cavità posteriori. E diamo potenza al falsetto. Sentite come il suono acquisisce potenza? Quindi se noi vogliamo dare un'illusione, andiamo e portiamo il suono in avanti. Ad esempio un cantante famosissimo italiano, il cantante dei Cugini di Campagna, cantava «Anima mia, torna a casa tua!» Ovviamente questo si capisce benissimo che è un falsetto. Però se noi vogliamo dare un'illusione di rafforzare questo suono, può sembrare anche una voce vera. Ovviamente gli esperti lo sanno che si tratta di un falsettone e non di una voce di testa invece collegata. Sentite che è diversa. Un utilizzo ad esempio in una canzone può essere la canzone dei Negramaro, perché sappiamo che Giuliano usa molto il falsetto. Meraviglioso. C'è un punto dove lui alza con la voce, meraviglioso,
parte piano e poi rinforza questa voce. Questo è un modo per utilizzare il falsetto e portarlo quasi in voce piena, diciamo così. Se stiamo imparando a usare il falsetto, un consiglio che vi posso dare è utilizzare la lettera I oppure la lettera O, perché sono naturalmente già più propense a questi suoni. Anche la lettera U, però molto arrotondata, mi raccomando. Partite piano, con dei suoni leggeri, anche più bassi volendo, se non riuscite ad andare subito così in alto, e poi piano piano cercate di acquistare sempre un po' di altezza. Vi ricordo inoltre di respirare bene con il diaframma. Se volete, su questo canale c'è una puntata apposta ed io vi lascio il link in descrizione. E fate dei piccoli passi per volta. Se sentite fatica, fate delle pause e poi ricominciate più tardi. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e, se non l'hai ancora fatto, ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e, se hai delle domande da rivolgermi, non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.